Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e oggi siamo tornati su Minecraft. Ragazzi, nella scorsa puntata abbiamo fatto l'Enderman gigante. Ebbene sì, l'Enderman gigante. Sì. Poi vabbè, il cane. Off camera ho provato a fare... Perché mi guarda così? Vabbè. Vi stavo dicendo che off camera ho provato a fare un esperimento che se fosse riuscito avrei provato a fare la cuccia anche per il gatto, fatto dall'ocelot. Praticamente io, vedete il pesce, io ho provato a darglielo ma non funzionava. Sì, quindi ragazzi, in questa puntata volevo provare a fare una specie di allevamento, quindi praticamente facciamo così. Allora prendiamo le scale, gli scalini, dove sono gli scalini, eccoli qua, e li andiamo a mettere qua, qua e qua, qua, qua e qua. Qua ci andiamo a mettere pietra concia e poi qua. Andiamo qua, così, così, e via questo coso. Oh no, continua. Quindi ragazzi, devo dire addio a un pezzo di montagnetta, quindi anche all'albero. Raga, ma questa è la montagnetta del... Quindi posso eliminare solo quest'albero. Cavolo, cavolo, cavolo. Questa non me l'aspettavo proprio per niente. Vabbè ragazzi, distruggo questi tre alberi. Questo lo lascio perché mi piace. E ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ora... per fare questa specie di... cosa... manca uno scalino qui. Ok, allora dobbiamo togliere tutti questi per farlo sembrare più naturale. Facciamo un po' così a caso, perché no, così non è molto naturale, però fa niente. Tocchiamo un po' così a caso. Ok, così dovrebbe andare benissimo. Ora facciamo un po' così, un po' così. Poi facciamo così. Poi vabbè, qua la strada continuerà. E qua facciamo un piccolo piccoletto dove sbuca. Dove sbuca. Poi vabbè, la strada finisce qui per adesso, perché poi ci allargheremo nelle prossime puntate. E facciamo andare una piccola stradina da due. Così dovrebbe andare. Lo facciamo andare così. Poi qui mettiamo degli scalini. Ecco. Facciamo così. E da qui parte la nostra costruzione. Bene, praticamente facciamo un archetto con la roccia, che fa praticamente tac, tac, tac. No, non mi piace, quindi è meglio farlo normale così. Sì, ci posso, ci posso. Quindi adesso mettiamo questa, mettiamo due torce qua. Sono troppo, sono più di due, scusate. Si entra e qua c'è subito una, una recinzione. Ci facciamo la recinzione, la staccionata così, qua così, tac, 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 tac. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
quindi sono 7 di qua, 2, 3, 4, 5, 6, scusate, ho sbagliato, 7, così, e poi andiamo a chiudere. Ok, andiamo a chiudere qui. E ok, ora spacchiamo questo, prendiamo al posto della terra, se ho sbagliato, al posto della terra prendiamo questo cancello d'abete, eccolo qui, così possiamo entrare e uscire quando vogliamo. Adesso ci metterò dentro i maiali e dovete aspettare soltanto un attimo. Ok ragazzi, ricordatevi 7x7 qua, perché mi stanno guardando tutti i maiali, mi guardano, vabbè. Fate questa con i maiali, poi ci sarà quella con le mucche, con tutta la roba. Adesso non ve lo faccio vedere subito, ve lo taglio perché vabbè, 3 ore. Ragazzi, va bene, adesso abbiamo fatto la... No, ci trovo un altro maiale, no, non è entrato, per sfortuna. Mi è uscito un piccolo, mentre sto facendo i 4 mucche, mi è uscito un piccolo, che è lì dietro. Vabbè, continuo con qua le pecore e poi qualche altro animaletto. Ok ragazzi, ho fatto la 200 dei conigli, quello dei maiali, quello delle mucche e quello delle pecore che stanno sfracellando tutta l'erba. Vabbè. Allora, qui vi dico perché la gabbia è più grande, perché praticamente c'è il recinto dei conigli, però, delle galline, però ci deve essere anche il pollaio, quindi ho deciso di fare un bel pollaietto. Allora, direi di farlo 1, 2, 3, 4, sì, più o meno centrate, farlo ai lati così. Così è un po' piccolino perché vabbè ragazzi, cioè ho sbagliato le misure e quindi lo facciamo di uno più grande, cioè vabbè di pochissimo perché è poco. Vabbè, andiamo avanti, stavo dicendo. Ok, così, poi facciamo così. Sbagliato. Aspetta. Dentro facciamo anche lì la legna. Ok. Dobbiamo fare il soffitto, ecco, va benissimo. E ora pensiamo al tetto. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. E poi vabbè, scalini sull'erba, sulla sabbia, scusate. Poi vabbè, anche di qua. Ok, ora ci manca solo il tocco di classe. Ok ragazzi, questo è il pollaio. O forse fammi vedere, vediamo come provare a farlo così. Ma dai, non è tanto male, si può fare, dai, si può fare anche così. Sì, mi piace. Forse è meglio non fare così. Sembra più una casa per gnomette, pollaio però. Va bene, qua si entra, ci sono infatti 2 entrate, non so cosa si legge questa qua. E iniziamo a mettere polli. Dov'è? Ragazzi, non trovo l'uovo della gallina. No, seriamente ragazzi, Billy
gioco gallina. Ah, ecco, cosa questo, quello della gallina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e adesso anche di là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, sono 16 ragazzi, 16 giuste giuste. E dentro me ne escono anche dal pollaio. Bene, 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 così va benissimo. Ma secondo me non male che non sono uscite. Va bene ragazzi, anche per questa puntata possiamo dire che abbiamo fatto un bellissimo lavoro. Sistemerò l'entrata nella prossima puntata. Inizieremo, dico, a fare un villaggio, magari per villager. No, 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 c'è un maiale, c'è un... Cioè, vabbè, vi stavo dicendo. Maiale mi fa interrompere. Aspetta, fammi prendere la spada di diamante, un colpo è morto. Due colpi, vabbè, stessa cosa. Sistemerò l'entrata off camera e... Nient'altro, nella prossima puntata, dalla prossima puntata mi dedicherò a un villaggio artificiale dove metterò i villager anche. Questo villaggio lo espanderò sempre di più, ma lontano da questo. Va bene ragazzi, se il video è piaciuto lasciate un mi piace qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!